E benvenuti a questo nuovo episodio di Stark Tales, capitolo 9, un problema di proporzioni titaniche. Ok, siamo sulla nave di Lino per rubare le informazioni sulla corsa. Cosa mi aspettavo? Questo posto fa paura! Se mi scoprono qui diventerò cibo per squali. Ehi, cosa ci faccio in un locale elegante come questo? Tieni sotto controllo i camerieri e le guardie di sicurezza se vuoi uscire tutto intero. Chissà tu come hai fatto ad entrare, ma forse ti hanno invitato dentro per mangiarti come dessert. Ok, oh, una guardia. Vai su. Questo posto è proprio pieno di guardie. Ah, mi sono nascosto. Oh, che bella faccia che hai, anche il tuo collega, che credo che sia un piraglia. Fa più paura lui, è la faccia più inquietante. Sembrano usciti questi qua da un film dell'opera. Ok, vai. Voilà. Wow, che barattoli. Ah, devo salire. Facile, eh? Come no? Vai. Io sono un maestro dello stealth. Sì, però mi sa che ho sbagliato a venire qui. E vabbè, prendo questa. Un po' di punti. Soldi. Non bastano mai. Mica, che musica. Vai Oscar. Dove cavolo devo andare? Ah, di qua. Oddio. Il barattolo. Vado così a terra, che non mi vede, penso. L'istintore. Perfetto. Con la mia abilità di ninja, di maestro ninja, non nessuno mi beccherà in questo livello, spero. Perché c'è già un mostro dell'opera? Ah, ci mancava questa. Pa, 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 pa. Ok, qua vedo che non rischio. Ora vai. Ah, sono ancora più giù anche. Ok. Sento che è curioso che io, anche se io mi nascondo dietro le bottiglie e li passo davanti, loro non mi vedono. E dai. Che logica del gioco, eh? Chissà quante patatine fanno. Poi cosa cucinano. Vabbè, poi già un mistero che, vabbè, è un gioco cartone che il fuoco vada sott'acqua.
contro le leggi della fisica. Ok, qua la situazione è peggio, sono gli squali. Vai Oscar. Ah, qua c'è anche Lady. Frankie e Lady. Io mi chiedo, ma non è che durante la scena del film Oscar si è realmente infilato qui dentro per scoprire se la soffiata era buona o no? Ah, forse. Può essere. Forse sì, forse no. Non lo scopriremo mai. Aiuto. Cameriere. Ma forse è anche probabile che vedremo anche una piccola scena di Frankie e suo padre. Forse. Ma no. Non ne sono sicuro, eh. Squalo al cameriere al tavolo 5. Ok, via. Poi come cazzo non fanno notare un pesce che sta nuotando dentro al ristorante? Qualcuno me lo deve spiegare questa cosa. Forse sono loro. Il cibo di questo posto sta peggiorando. No, non credo che sono loro. Oh cavolo. Si è mancato poco. Ebbene sì, non ha mai smesso di parlare della grande gara di domani. Ha detto che la quarta corsa era truccata. Non l'ha detto. Ma sai cos'altro ha saputo? Mi ha rivelato che... Vabbè. Tutto molto interessante, ma... Bisogna andare avanti. Cameriera al tavolo 2. Ecco quel cameriere. Ecco i tondi indietro, va. Ecco appunto, vieni da questa parte. Che dicono questi? Niente, ok. Oscar è così idiota. Anche voi che non lo notate poi, senza offesa. Ok, vai, vai, rischio. Incredibile, non mi ha visto. E ce l'ho fatta. Ok, io quando vado all'ufficio, ma non manca tanto. Però c'è ancora tanta sicurezza da superare. Almeno gli scuoli l'ho superati.
Wow, sono un grande. Oh, cavolo. Cavolo. Aia. Ah, qui se mi vedono i piani a bordo, no? Tanto qua ti poteva uscire dal carrello sotto, non lo sapevo. Oh cavolo, via via, sotto sotto. Mica sento che un morso è letale. Beh, sono piranha, direi che è normale. E ho fatto anche la rima. Oh oh. Oh cazzo! Olleno, col cavolo che mi beccate piena di merda! Slalom! Ah! Aiuto! Ragazzi, me la sono cavata molto bene. Che cavolo, sarei piranha. È stato un crollo qua. E allora questo ufficio quanto manca? Bassa velocità! State calmi! Ah, sono nel bar! Privato mi sa! Oh! Oh! Aiuto! Ecco qua la cassaforte. Ragazzi, ho faticato per arrivare fino a qui. Bingo! Una morena, perfetto. Beh ragazzi, aspetta. Ah, un'anguilla. Vabbè, ci aspetta un bel inseguimento nella prossima parte. Quindi, ciao!